sotto quel punto di vista è un giocatore forte, ha un calcio di un'altra categoria. E anzi, ci aveva sorpreso il fatto che non ne avesse fatto ancora uno quest'anno e ha scelto il momento più adatto, probabilmente. Il momento più adatto a cui fa riferimento Antonio Laporta, vice allenatore del Cerignola, è questo. Mancano poco più di 3 minuti al 90° e al Monterisi, tra gli Ofantini e Latina, il punteggio è ancora bloccato sull'1-1. A rompere l'equilibrio ci pensa Ismaila Shik, che prima si procura e poi trasforma in maniera magistrale la punizione dell'apoteosi. Fa gol a Shik per l'ottava volta in questo campionato, tantissima roba per un classe 2000. Fa gol per la prima volta direttamente su calcio piazzato. E vincono ancora i cerignolani. C'è da fare dei grossi complimenti a questi ragazzi che continuano ancora a sorprenderci con queste prestazioni. Sapevamo di affrontare una squadra ben organizzata che merita tutti i punti che ha in classifica, quindi con un pizzico di cattiveria in più si poteva fare il raddoppio e nel momento in cui abbiamo preso il pareggio poi siamo stati bravi a crederci e il gol di Ashik poi nella prova. Ancora una volta dunque Michele Pazienza ha trovato risorse importanti dalla panchina. Ci ha messo una decina di minuti a Schick dal suo ingresso in campo per incidere sulla partita. Pochi di più erano bastati ad Ausilio alla vigilia di Pasqua invece per decidere la sfida dello Scida contro il Crotone e regalare al Cerignola una delle vittorie più prestigiose della stagione. Tutti insomma partecipano alle sorti della squadra. È stata un po' la nostra forza quest'anno, la forza del gruppo, tutti quanti hanno voglia, tutti quanti sono disponibili, sia da quando partono da titolari, sia quando entrano a partite in corso. Numeroni quelli del Monterisi, 12 successi più 4 pareggi collezionati in 19 partite casalinghe dal Cerignola. Solo Catanzaro e Crotone hanno ottenuto più punti nella versione interna. Il Monterisi è stato il nostro fortino, è inutile parlare di altre cose, abbiamo fatto 40 punti in casa e siamo strafelici di aver regalato ai nostri tifosi queste prestazioni in casa nostra. Il Cerignola, grazie al successo sulla Latina, scavalca il Foggia in classifica e si sistema in quarta posizione con gli stessi punti 59 del Picerno, 3 in meno del Pescara, che occupa l'ultimo scalino del podio. Domenica prossima, nell'ultimo turno di campionato, ci sono in contemporanea alle ore 17:30 Juve Stabia Cerignola e proprio Picerno Pescara. L'attuale quarto posto del classifica, in base a qualsiasi combinazione di risultati, non è migliorabile. Una vittoria al Menti di Castellammare, invece, garantirebbe, a prescindere dall'esito del Donato Curcio, la quarta piazza matematica agli Ofantini, fondamentale per gli sviluppi dei playoff. Noi non cambia nulla, non cambia l'aspetto del lavoro, l'aspetto di pensare partita dopo partita, di andare a cercare di fare una grossa prestazione anche a Castellammare e cercando di migliorare ancora.